Allora, buonasera a tutti, mi chiamo Giancarlo Valente e oggi vi presento Functional Programming per tutti. Allora, chi sono? Allora, io sono sviluppatore software, faccio questo mestiere dal 96. Da 5 anni sono rientrato in Puglia e mi occupo di coaching di metodologie agili, quindi vado in un'azienda e cerco di aiutare i team ad implementare quelle che sono le pratiche, che ho imparato dal 2006 in questo caso. Per quanto riguarda le metodologie agili. Allora, sono parte dei fondatori del Club degli Sviluppatori Puglia e frequento il club sin dai primi incontri che ci sono stati qui in Impact Hub Bari. Sono co-founder di Aulab, una società che si occupa di fare formazione per ragazzi delle scuole superiori e anche dopo che finiscono la scuola. Facciamo formazioni su temi di innovazione, creazione di start-up e anche, temi tecnologici. Con Aulab e in collaborazione di Impact Hub abbiamo creato Academy, un coding bootcamp dedicato a ragazzi che vogliono imparare in modo pratico lo sviluppo del software, vogliono praticamente affinare quelle che sono le tecniche di sviluppo software. Tra l'altro, tra 2 settimane partiamo con la prossima edizione, che è già la terza edizione. Partiamo, Functional Programming per tutti. Vi è mai capitato durante il lavoro, durante le vostre giornate sul codice, di pensare che è tutto un po' completamente sbagliato o che è tutto inutilmente complicato, più complicato di quanto dovrebbe essere? Beh, non so voi, ma a me mi è capitato spesso, mi capita spesso. Ma ricordo una volta in particolare, una situazione particolare nel 96. Io ero un provetto programmatore Visual Basic, ho lavorato parecchio all'epoca Visual Basic 6, Visual Basic 5, 3 e sviluppavo ogni giorno, le mie belle 8 ore al giorno, programmi gestionali in Visual Basic. Ero molto veloce perché ero un ragazzino, però diciamo era quello che facevo tutto il giorno essenzialmente. A un certo punto decisi di dare uno sguardo a un altro linguaggio, diedi uno sguardo al Python. Perché era un linguaggio, diciamo, che era molto blasonato e poi c'era Google che sembrava fosse essere stato scritto in Python, almeno nella prima versione. In realtà in Google si usava molto il Python. E la cosa che mi colpì parecchio non è stato il duck typing oppure l'indentazione significativa, tutte queste cose qui, ma mi colpì tantissimo la list comprehension. Mi colpì tantissimo questa cosa. Io potevo fare S è uguale. Elenco uguale x elevato al quadrato per x in range che va da 0 a 10. Quindi con una sola riga potevo dire voglio un insieme fatto da questa variabile x che varia da 0 al numero 10 e di questo elenco ne voglio l'elevazione a potenza. Questa cosa mi colpì tantissimo. Inoltre potevo andare ancora oltre. Potevo fare queste list comprehension e addirittura inserire un filtro. Potevo fare S, il mio elenco, no? È uguale a x elevato al quadrato per x in range di 10, if se x modulo 2 è uguale a 0. Quindi potevo fare questa proiezione di un insieme, vedete? Proiezione di un insieme, filtrando gli elementi di quell'insieme e fare questa proiezione solo e soltanto per i numeri pari. La mia fantasia iniziò a correre in un paradiso di eleganza. Io all'epoca facevo software per la gestione dei tributi e quindi io immaginavo, ma che se potessi scrivere cartelle esattoriali è uguale, list comprehension, elabora cartella del contribuente, for contribuente in contribuenti, if contribuente è valido, bellissimo. Mentre ogni giorno dovevo fare questo. Dim array 100 contribuente, array di uscita cartelle esattoriali, dim i-integer, for i che va da i fino alla lunghezza, prendere l'elemento. Vedete? C'è un po' una bella differenza. Qual è la differenza? E su questo voglio che sottolineiamo un attimino l'attenzione. Il Python posso leggerlo, cartelle esattoriali uguali. Elabora cartella contribuente, for contribuente in contribuenti, if contribuente valido. Il VB invece dovevo eseguirlo. Nel VB
io devo fare i passaggi, devo fare i passi, devo fare il debugger umano, ok? Devo tenere a mente quella I come varia man mano che il program counter sta scorrendo le righe. La differenza qui è tra programmazione dichiarativa sopra, io descrivo quello che voglio, a programmazione imperativa, io dico al computer esattamente i passi che deve fare. Questa è una cosa fondamentale core per capire quello che andiamo a dire. E infatti la list comprehension ha una forma, è una faccia molto bella e elegante che assomiglia tanto alla sua descrizione matematica. Questa è la list comprehension su Wikipedia. Vedete qui, quando vedete sotto il link, ci sono i riferimenti. Tutto quello che andiamo a vedere oggi sulla programmazione funzionale, oggi, 2017, è comune, perché questo talk vi vuole far vedere la storia di come si è passati dalla programmazione funzionale da un lato, imperativa dall'altro, adesso che queste due programmazioni si stanno unendo, e perché si stanno unendo, ok? Quindi magari questa list comprehension voi l'avete vista già nel vostro linguaggio preferito, ma è un qualcosa che abbiamo adesso e che deriva dai linguaggi di programmazione funzionale, quindi io voglio far capire come si è arrivati a questo, va bene? Nel mio caso, quello era il 96, il tempo per me è passato. E velocemente arriviamo al 2006. 2006. Io ho fatto tutto il mio percorso, sono diventato esperto di SQL Server, mi sono sparato tutto l'ASP Classic, quindi ho seguito il percorso Microsoft, E io sono un programmatore C#, adoro il C#, sono forte in C#, e il mio lavoro quotidiano diventa per me C#. E io non ho mai visto all'epoca, no? 2006, dicevo, questo è il linguaggio definitivo, è fantastico. C'ho tante cose da imparare, tante cose con le quali divertirmi. OOP, ereditarietà, polimorfismo, design pattern. C'è da divertirsi. A quel punto sono parecchio impegnato in una grossa azienda a sviluppare back-end per un grosso sistema web con mille caratteristiche molto particolari. E a fianco a me c'è Giuseppe, che è un mio amico, mio collega, che è un programmatore che deve fare anche le parti front-end. Diciamo, quell'essere inferiore, tra virgolette. Io sono un back-endista, lavoro con i database, faccio le cache, devo fare i design pattern, tutte queste storie qui. E a un certo punto vedo che lui scrive onRady function, questa roba e via dicendo. E io lo riprendo e dico, ma Sus, ma che cosa stai facendo? Ma che cosa fai? Non puoi passare una funzione come parametro, come secondo parametro alla funzione O. Questa cosa non si può fare, è sporchissima. Ah, non capiscono niente questi programmatori JavaScript. C'è da dire che quello era il periodo in cui Ruby on Rails aveva fatto la sua comparsa nel 2005 e si iniziavano a creare quelle che poi, all'epoca, sono state le applicazioni del web 2.0. Io venivo dal web 1.0, quindi diciamo c'è una storia un po' lunga. Quindi nel 2000 ho lavorato nel web anche, quello era il web 1.0 per noi, era il web fatto di pagina, request response, in continuazione. Invece nel 2005 Ruby on Rails inizia a stupire con Ajax, con animazioni sul video. Come le fa? Le fa con una libreria JavaScript, che è un, diciamo, un antenato del jQuery, diciamo, che si chiamava Prototype. E il mio amico Giuseppe era esperto di Prototype. E sopra Prototype c'era un'altra libreria, Scriptaculous. E io lo prendevo in giro, che lui usava Scriptaculo. Chi di voi conosce sta roba? Alzate la mano. Ok. Scriptaculous è roba vecchia, esattamente. È roba di quegli anni lì. Tutta roba di questo sviluppatore, si chiama Thomas Fox. Ma c'era qualcosa nell'aria, c'era qualcosa che stava un po' emergendo sotto un certo punto di vista, questo JavaScript che faceva queste cose un po' strane. E Joel on Software, in un suo famoso articolo, scrive e si interroga: il tuo linguaggio di programmazione può fare questa cosa? Ed essenzialmente, questo è un articolo interessante del 2006, essenzialmente Joel si chiede, tu che fai C#, puoi fare questa cosa? Cosa ci chiede? Puoi passare una funzione come parametro a un'altra funzione?
ed è un articolo molto bello. Chi di voi conosce questo signore? Questo signore, vabbè, è praticamente il proprietario di Trello, quindi adesso ha fatto un exit, non mi ricordo, tipo 200 milioni di euro, una cosa di dollari, non mi ricordo, quanto ha fatto? 450 milioni di dollari, Cioè, no, milioni, no, milioni di dollari, cioè non riesco neanche a immaginarlo cos'è, 450 milioni di dollari di exit. Quindi Joel, all'epoca, io leggevo il suo blog, Joel scrive questa cosa. Essenzialmente iniziava ad aprire gli occhi, a far capire, ragazzi, guardate che questi amici che fanno JavaScript ne sanno qualcosina in più di noi, ma neanche, sono capitati in una situazione particolare. Che cosa cerca di farci vedere Joel? Essenzialmente una cosa simile a questa. Facciamo un esempio in Node, farò tanti esempi di codice. Funzione, metti in pentola cosa, un qualcosa, console.log, metto in pentola questa cosa. Funzione, apri un qualcos'altro, console, apro questa cosa. A quel punto astrae, crea un'astrazione di una funzione cucina. Cucina cosa? Cook, cucina. Ingrediente 1, ingrediente 2, combinandoli con un qualcosa che ti o facendo fare un'azione a questi due ingredienti, con un'azione che ti descriverò dall'esterno, ok? Quindi, non so, prendo I1 e poi fa F di 1, F di 2. Lo capite questo codice? Alzata di mano. Ok. Quindi l'esempio è cucina spaghetti, virgola, acqua, metti in pentola. Qui sta passando la funzione metti in pentola, lo vedete? Quindi Joel voleva farci capire, dire guardate che questa roba non è male, non è niente male. Io ho una funzione che prende due parametri tradizionali, normalissimi, posso passare un'altra funzione che ne descriverà il comportamento, lo specializzerà. È un tipo di astrazione. Però per noi all'epoca, ricordiamo, stiamo facendo una time machine, qui siamo nel 2006, per noi era una novità, soprattutto per noi back-endisti, e programmavamo, diciamo, il nostro C Sharp, tutti i nostri linguaggi che abbiamo fatto con i database, tutte queste storie qui. E allo stesso modo, vedete l'astrazione cucina, può fare cucina pollo, è il cocco, però l'azione, invece di metterli in pentola, li apriamo per qualche motivo. Prendo il pollo, apro il cocco, ok? Quindi Joel ci avvertiva su sta cosa e ci diceva, attenzione, c'è qualcosa che sta succedendo. Successivamente avrei scoperto, come potete leggere su Wikipedia, che il signor Brendan, che è l'autore, quello che ha creato il JavaScript, ok? Quando stava lavorando alla Netscape gli dicono, ok, devi mettere dentro il browser un linguaggio di programmazione, di 2 settimane. Lo sapete la storia, no, del JavaScript? È stato scritto, mi sa, in 2 settimane. E Brendan, come? Si vede, questo lo dico anch'io. Brendan però che cosa fece? All'università aveva fatto un'implementazione di Scheme, che è un linguaggio di programmazione funzionale. E cosa fece? Implementò uno Scheme che aveva la sintassi del Java o del C, che era molto popolare all'epoca. E quindi noi a un certo punto ci siamo ritrovati un linguaggio funzionale nel browser, ok? Senza manco saperlo. Io continuo a lavorare nel mio C Sharp, sicuro che i design pattern, l'object oriented, il polimorfismo, l'ereditarietà sono la strada della verità, ma a un certo punto incontro questo articolo, che è un articolo per me importante. Ho letto questo articolo, Functional Programming for the Rest of Us, programmazione funzionale per tutti noi altri, ed è un articolo molto lungo, ma veramente per me è stato determinante. Perché io leggo questo articolo perché ero fortunato, all'epoca facevo ricerca e sviluppo io in quell'azienda, quindi mi dovevo occupare di creare l'architettura .NET per far girare questo grosso sistema e fare la migrazione negli anni, una cosa che è durata diversi anni. E quindi io nel mio lavoro dovevo leggere e studiare parecchio. Mi leggo sta roba qua e vado dai miei amici che stavano, diciamo, nelle altre stanze a completare le cose, e dico, ragazzi, ho visto una cosa incredibile, fantastica.
E loro un po' mi dicono: ah, vabbè, sì, dobbiamo continuare a lavorare. E anch'io poi continuo a lavorare. Però questa cosa mi ha segnato, perché io ho fatto una nuova scoperta. A un certo punto, in quel giorno, ho scoperto che esisteva la programmazione funzionale. Chi di voi sapeva che esisteva la programmazione funzionale? Siete venuti a questo talk, quindi penso che avete idea. Però non è proprio, cioè non è semplice, perché se tu hai lavorato per 10 anni in un modo, ok, considerando che io poi sono autodidatta, e ho iniziato a lavorare subito a 21 anni, quindi ho studiato tutto per conto mio. Per me la programmazione era quella, ok? Quindi non c'erano altre fonti per me. Era tutto quello che potevo imparare da solo, dai colleghi, leggendo libri e via dicendo. Però arriva un certo punto che io scopro che esiste questa cosa. E ovviamente da allora mi inizio ad appassionare di questa cosa. E il primo effetto che ho avuto è che ho iniziato a diventare una persona fastidiosa, soprattutto per tutti i miei colleghi che facevano C#, perché a volte mi agitavo e dicevo: ma perché devo fare sta cosa? E loro dicevano: ma perché si fa così? Si fa il design pattern. E io mi incazzavo, perché avevo visto, diciamo, che in altri linguaggi, già il Python per dire, però in altri linguaggi, poi addirittura quando poi ho iniziato a vedere Erlang, nel mio caso, il linguaggio che ho visto di più, capivo che certe cose si potevano fare in modo molto più immediato. Però cerchiamo di continuare questa storia, se vi piace, se va bene per voi. Va bene così? Un po' proprio un percorso, una storia, per arrivare al 2017 e quello che noi abbiamo tutt'oggi. Da dove esce questa programmazione funzionale? Chissà da dove esce questa programmazione funzionale. Dagli anni 60, bravissimo. Ah, scusa, dagli anni 40. 1941. Alonzo Church definisce il lambda calcolo, ok? Church ha inventato un formal system, un sistema formale che si chiama lambda calcolo. Chi era il signor Alonzo Church? Era un ricercatore di matematica pura alla Princeton University. Lavorava e ricercava, come tanti altri matematici e logici, dei meccanismi per processare, per fare calcolo essenzialmente. Alla Princeton University era in compagnia di altra bella gente, Alan Turing e von Neumann, scusate. E lui che cosa tira fuori? Tira fuori questo formalismo, ok, per definire qualsiasi computazione semplicemente in termini di funzioni ed applicazioni di funzioni, che si chiama lambda calcolo. Lambda calcolo è molto semplice, diciamo in termini, non, scusate, non in termini matematici, in termini matematici è complesso, però in termini di piccoli passi che può fare solo poche cose. Ricordatevi che le macchine virtuali, ad esempio di Erlang e di Haskell, poi sono due linguaggi funzionali questi qui, Erlang e Haskell. All'interno funzionano con lambda calcolo, ok? Lambda calcolo è composto da termini, delle frasi, diciamo. Okay, delle funzioni, variabili, function application e function abstraction, cioè c'è la funzione come unico elemento di astrazione. Di base dovete immaginare il lambda calcolo come delle funzioni che accettano funzioni come parametro e ritornano altre funzioni come parametro. Ci siete? Ci riusciamo? Sono funzioni che accettano una funzione come parametro e ritornano altre funzioni come parametro. E l'evaluation di questa serie di funzioni mi dà il risultato di quello che devo calcolare essenzialmente. Quindi se devo fare, che ne so, la somma di 10 numeri, facciamo un esempio, dovete immaginarlo in questo modo. Nel lambda calcolo non si parla di esecuzione. Attenzione, iniziamo a imparare questi termini, che per me sono fondamentali. Che l'esecuzione sono i vari passaggi che noi abbiamo imparato a dare al computer che è stupido per dirgli cosa deve fare. Adesso tu esegui, ini metti 0, poi ini fai più più, poi controlla, if i è maggiore di 5 fai questa cosa. Quello è esecuzione. Ma si parla in lambda calcolo e anche nei linguaggi funzionali di riduzione. Okay? La funzione viene valutata e c'è la reduction, la riduzione. Infatti questi termini per me sono comuni perché ad esempio in Erlang
se poi si va a studiare come funziona internamente la macchina virtuale, ci sono i concetti di reduction, cioè quindi serve, diciamo, internamente si parla sempre di riduzioni, reduction, ok? Ci siamo? Facciamo un bel giochino che non mi sono inventato io, perché diciamo cerco di avere anche una vita oltre la programmazione, però potete vedere che mi sono andato a cercare un po' di cose per cercare di far capire che cosa è questo lambda calcolo. Boccaccia mia, sto registrando, fammi stare tranquillo. E allora ho cercato diverse cose, ho trovato questo sorgente che è molto ampio e io ho preso solo alcune parti per farvi capire un po' più o meno che cos'è questo lambda calcolo. Ok? Seguitemi, Attenzione. Usiamo node, funzioni. Diciamo che io voglio implementare la if. Posso dire che il vero è una funzione che accetta un'altra funzione allora, che ritorna un'altra funzione altrimenti. E nel caso di vero, esegue allora. Posso dire che vero yes e no, ritorna yes. Aspettate, forse vi ho perso. Vero è uguale, è una funzione che accetta all'ingresso un'altra funzione. Questa funzione ritorna un'altra funzione, lo vedete qui, vero di yes, sta ritornando un'altra funzione che accetta un altro parametro, che è allora, ok? Che è altrimenti. Siccome questo è vero, nell'ultimo body finale, quando faccio un return allora, lui ritorna yes, che era quello che gli ho passato come prima parte, ok? Ci siamo? Più o meno. Non vi preoccupate, dopo diventa più semplice, perché questo è il meccanismo con cui funzionano queste macchine internamente. Attenzione. Vero? Immaginate che questo yes è una funzione che stampa yes. Quindi quella la dovete pensare come una funzione. Immaginate che no è un'altra funzione che stampa no. Se la pensate come funziona quella cosa in JavaScript, poi la potrete rivedere più volte perché sto cercando di registrare tutto e faremo un video completo di questa cosa. Se io faccio vero yes no, mi dà yes, mi dà la parte true, ok? Adesso faccio la parte false, che è molto semplice da capire. Falso uguale function allora, la funzione da eseguire nel caso di vero, function altrimenti, ritorno altrimenti, perché quello è falso, ok? Falso yes, no, mi deve ritornare no. Posso definire una if adesso e dico if è una funzione che accetta in ingresso una condizione e mi ritorna una funzione che accetta una parte positiva, sto facendo l'if then else, e poi che ritorna una funzione che accetta una parte altrimenti. Allora posso usare condizione allora altrimenti? Posso applicare questa funzione? Sì. If false, falso, che è una funzione sempre, tutto funziona. Questo se è vero, che è una funzione, questo se è falso. Cosa uscirà? Questo se è falso. Ho fatto la if. Se qui if prende in ingresso la funzione vero, loro ridono perché forse hanno studiato il lambda calcolo all'università, quindi lo capite più facilmente. Non l'avete studiato? Ok. If è una funzione, come primo parametro gli passo la funzione vero. Lo so che è complicato questo, però questo poi dopo diventa tutto più semplice. In questo è come uno sforzo iniziale grosso. Quindi immaginate che c'è una funzione, ma diciamo che c'è una stringa, non fa niente. Questo è se è vero, questo se è falso, è uscito questo se è vero, perché la funzione che le ho passato in ingresso è vero. Cioè praticamente con lambda calcolo, vedremo adesso tra un po', si può descrivere una qualsiasi macchina di... Ma andiamo avanti. Posso anche fare i numeri. 0 è una funzione che accetta una funzione che non mi interessa e ritorna una funzione per x di x e uso x. 1 è identica, solo che questa f la applico una volta a x. 2, non mi sono fatto io tutto sto film, l'ho visto, ragazzi, perché se no c'è anche per me è molto complesso da seguire. 2 applica due volte questa funzione qui, in composizione. Ok? Adesso tra un po' ci arriviamo, vi descrivo tutti questi passi, functional composition. Ok? Questo rappresenta il 2, ma 2 qui che cos'è? È una funzione, è tutta una funzione, ragazzi. Funzioni che prendono funzioni che ritornano funzioni. 4 è funzione, sempre come quelle di su, però
questa F che arriva all'ingresso viene lanciata 4 volte. Immaginate un po'. 1 è una funzione, 2 è una funzione. Adesso voglio creare un mostra numero, perché se no io vedo sempre funzioni, 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 ma non le so riconoscere. Una chiamata ricorsiva, lui cosa fa? Parte da uno 0 e ogni volta che quella funzione viene chiamata aggiunge 1. Così io posso fare mostra numero 1, esce l'1, mostra numero 2, esce il 2, mostra numero 3, esce il 3, mostra numero 4, esce il 4. Attenzione, iniziamo ad andare avanti con roba che io non riesco manco a spiegarvi sinceramente, perché dovreste leggere la teoria matematica del lambda calcolo. Però io posso vedere da questo GitHub che posso fare l'addizione. E in quel GitHub c'è di tutto. Cioè c'è un linguaggio di programmazione fatto tutto così. Adesso per farvi solo capire di cosa stiamo parlando, è lambda calcolo. Quindi io posso fare risultato e aggiungi 1 a 3. Risultato, mi ha dato una funzione. Mostra il numero, risultato 4. Ha fatto l'addizione. Ha fatto l'addizione utilizzando solo funzioni. Com'è? Beh, incomprensibile al colpo, però voglio che capiate il concetto, mi interessa che capite l'idea. Questo è il lambda calcolo, che è il sotterraneo di tutti i linguaggi di programmazione funzionale, ok? È la ricerca questa, da dove è nato tutto, anni 40. Sottrazione, per fare la sottrazione ho bisogno del concetto di precedente e io sempre processando funzioni. Alonzo Church, che ha fatto questo studio immaginando una macchina immaginaria, all'epoca non c'erano proprio i computer, immaginando una macchina astratta, come fece Alan Turing, immaginando la macchina col nastro e via dicendo. Loro erano matematici, hanno immaginato una macchina che potesse fare solo 4 operazioni, ragazzi, e con queste 4 operazioni riuscire a fare la computazione, no? Cioè riuscire a risolvere in automatico dei problemi. È molto interessante. Il precedente è abbastanza elaborato, io non ci ho manco provato, ragazzi. Precedente di 2, devo fare mostra, numero, precedente di 2, tutte funzioni, 1, sta funzionando. Precedente di 4, mostra, numero, sottrazione, 4, 2, 3, 2. Sottrazione 4, 3, 1. Abbiamo finito. Questo solo per farvi capire. Eravamo agli anni 40 a Princeton University e c'era Alonzo Church, Alan Turing e von Neumann. Un altro ricercatore, Alan Turing, che conoscete meglio, forse, inventa un altro tipo di astrazione, che è la macchina di Turing, che ha un nastro, che ha un concetto di cosa che scrive, cosa che cancella, il nastro si muove, l'accesso, no? Ricordate, ci avete presente i registri della CPU? Ci avete presente quando fate var i uguale 5? State scrivendo in una locazione, eh? Attenzione, di cosa stiamo parlando. Ma Alan Turing, in uno studio, il 36 è sbagliato, avrò sbagliato qualcosa lì, scusate, ora si può vedere sul link di riferimento. Alan Turing dimostra a livello matematico che both models, lambda calcolo e la macchina Turing machine, sono equivalenti in termini di computable functions, ok? Quindi qualsiasi macchina di Turing può essere espressa in lambda calcolo e viceversa, va bene? Turing machines and lambda calculus are equivalent in power. Di base sono arrivati a due stessi risultati in modo parallelo, ok? Non mutuamente esclusivo. Alonzo Church in modo dichiarativo con lambda calcolo e Alan Turing in modo imperativo con la Turing machine. Capite com'è la differenza però? Nel modello dichiarativo di lambda calcolo noi è come se stiamo chiedendo a un matematico di risolvere qualcosa. Li possiamo parlare in termini matematici. Nella macchina di Turing imperativa, che noi conosciamo molto bene, è come se stiamo dicendo a uno stupido come risolvere un problema.
vi dobbiamo dare passo passo i piccoli step che devono essere seguiti. Conoscete questa cosa, no? È il nostro mestiere. Dobbiamo dare piccole istruzioni, ok? Invece nel modello dichiarativo noi dobbiamo descrivere matematicamente ciò che vogliamo, va bene? Questo è molto interessante per me dal mio punto di vista. Basati sul concetto della macchina di Turing, sono le macchine, i computer attuali di von Neumann. Concettualmente, queste sono macchine di Turing con registri ed accessi casuali. La programmazione imperativa, come il Fortran, che è stato capostipite, il Pascal, eccetera, e così come l'assembler in primi, sono basati nel modo in cui la macchina di Turing funziona. Una sequenza di comandi. I linguaggi di programmazione funzionali come Miranda, ML, sono basati su lambda calcolo. E ci sono alcuni linguaggi come il Lisp, Lisp Reduction Machine. Esistono delle macchine, dei computer che seguono direttamente lambda calcolo. Sono state fatte. Adesso ve ne parlerò, la Lisp Reduction Machine, che se andate all'MIT a Boston, al museo, bellissimo museo, c'è la Lisp Machine. Purtroppo non ho trovato la foto mia con la Lisp Machine perché ho dovuto lavorare tanto per fare la presentazione, però queste Reduction Machine sono specifically designed for execution of these functional languages. Molto interessante, ok? Infatti, stiamo arrivando, nel 1960 John McCartney riprende questo studio del lambda calcolo e in pieno periodo di boom dell'intelligenza artificiale elabora un linguaggio di programmazione che è il Lisp, non so chi di voi ha mai visto il Lisp, perfetto, che è completamente basato sul lambda calcolo, ok? Che diciamo ha come fondamenta questa, è il primo linguaggio di programmazione funzionale. Quindi noi nell'albero dei linguaggi di programmazione abbiamo, vabbè, l'assembler, il Fortran e tutta quella famiglia lì che parte da là. E dal Lisp partono tutti i linguaggi di programmazione funzionale. E lui infatti realizza la Lisp Machine, e questa è quella che sta a Boston, che è una macchina che esegue direttamente lambda calcolo, quindi proprio una macchina diversa dal computer di von Neumann. All'epoca, e forse anche tuttora, la tecnologia però era avanzata tantissimo rispetto alla macchina di von Neumann che conosciamo. E quindi l'esecuzione su questa macchina era troppo lenta. Questo tipo di macchine non si sviluppano più, mentre la programmazione funzionale c'è ed è rimasta. E cosa è successo? Che abbiamo vissuto tutto un periodo in cui nel business tutti noi abbiamo usato la programmazione imperativa, mentre nell'accademia è continuata la ricerca sulla programmazione funzionale, fino ai tempi moderni, giorno d'oggi. Cosa succede nei giorni d'oggi? Nel marzo 2005 esce, c'è questo articolo famoso, The Free Lunch is Over, cioè abbiamo un cambio nel mondo dei computer. Sembra che la velocità di clock delle CPU non andrà oltre in modo esponenziale così come stava andando in quegli anni. Immaginate che quelli che sviluppavano i videogiochi, era molto semplice, no? Sviluppavano il videogioco e tipo andava lento, facciamo un esempio, ma loro erano tranquilli, mettevano una super grafica perché sapevano che tra 2 anni, quando il videogioco sarebbe stato pronto, il computer avrebbe avuto il doppio del clock, facciamo un esempio. Questo articolo, che è da leggere, adesso non lo faccio vedere, però da leggere, spiega come siamo arrivati a un limite rispetto a spingere il clock del processore, e ci stiamo approcciando, questo si diceva nel 2005, all'era del multicore. Telefonini hanno 8 core adesso, quindi ci avevano visto giusto. E questa è una cosa determinante. Multicore adesso, ricordatevi, eh? Però siamo ancora nel 2005. Adesso, vabbè, facciamo un salto velocissimo. Vabbè, Epiphany uscirà col suo 1024 core con praticamente c'è una mini CPU, RISC, network e memory locale. Un network di 1024 CPU. Considerando che potete già prendere delle macchine, non so se sapete, ci sono delle macchine online con 98 core che si possono prendere tipo Amazon, però con un'azienda che si chiama Packet, 98 core ARM. Quindi siamo in questo periodo noi. Nel 2007, vabbè, esce il libro di
di Joe Armstrong su Erlang, che io compro perché quell'articolo mi aveva, diciamo, colpito parecchio. E questo libro e questo linguaggio di programmazione sono completamente focalizzati sul discorso multicore e programmazione concorrente. Ed è funzionale. Siamo arrivati, 2014, ma la presentazione è ancora all'inizio. 2014, l'adozione. Quindi, 2006 si iniziava a pensare, oh, ma che roba è sta roba funzionale? 2014, le aziende lo usano. Facebook, la prima chat era fatta in Erlang, adesso l'hanno cambiata da quello che ho letto, dovrebbe essere fatta in C++. Utilizzano Haskell in Facebook, quindi potete anche vedere, ci sono dei package open source di Facebook, tipo questo, che è fatto in Haskell. Ovviamente Twitter, completamente riscritto in Scala, proprio nel periodo 2007-2008. WhatsApp, diciamo, il caso più famoso del back-end scritto in Erlang, milioni di utenti contemporanei, non so manco quanti sono. Amazon, vabbè, ha un suo piccolo database interno che voi potete fittare, no? Quelli con Amazon AWS, che è scritto in Erlang. Foursquare è completamente scritto in Scala, in Lyft, che è un framework. PayPal Scala. Inoltre, vabbè, abbiamo dei case studies che potete vedere poi successivamente. Esempio, qui ho selezionato Scala perché questo coso faceva Scala, però ovviamente l'adozione è partita, cioè siamo in questi anni, 2014, e nel 2014, diciamo più o meno, versione sì, versione no, non mi interessa essere dettagliato, abbiamo la confluenza, che è uno degli argomenti di questo talk. Io ho fatto tutta questa spiegazione per farvi capire bene le cose, no? Però oggi abbiamo la confluenza, cioè Java 8 implementa le lambda, che sarebbe la funzione anonima, è il concetto della funzione che io passo come parametro o la funzione che mi ripassa il parametro in uscita. Java 8 è stato uno degli ultimi, ha seguito C Sharp, che come vi ho detto, noi siamo stati fortunati in quel periodo di C Sharp, perché C Sharp è sempre stato avanti su questo tema, grazie al fatto che Simon Peyton Jones era in Microsoft Research. Simon Peyton Jones è la persona che porta avanti il progetto Haskell maggiormente. Quindi Ruby, Python, PHP e poi C++11, dove sembra che nei prossimi anni dovrebbe esserci questa ripresa del C++, dato che sta per uscire C++17, che c'ha la type inference, tutta una serie di cose, c'ha l'auto, si chiama, auto, c'ha le lambda, fa diverse cose interessanti. Ma allora, come va? Break. Giuseppe, com'era? Si capisce? Perfetto. Ma allora, alla fine dei conti, che cos'è sta programmazione funzionale? Abbiamo parlato mezz'ora. Quali sono le sue caratteristiche? In pratica, come si utilizza? Programmazione funzionale. Funzioni. Che cos'è una funzione? Mappa dei valori di un dominio, i valori di un codominio, ok? Questi valori esistono. La funzione semplicemente li mappa. Se entra il 2, ti rispondo con C. Se entra il 3, ti rispondo con D, ok? Cos'è la programmazione funzionale? La programmazione funzionale, l'avete già sentito da me, tratta la computazione come l'evaluation, la valutazione di funzioni matematiche and avoids changing state and mutable data. Questa è una parte determinante. Evita il cambio di stato e il modificare dei dati. Ricordate, la macchina di Turing c'è un nastro che scrive, ok? Lì invece no. C'è una evaluation di mathematical functions. La funzione semplicemente mappa un input a un output. Mappa valori da un dominio a un codominio. Gli input e gli output sono valori che esistono, ok? Che esistono anche in uno spazio matematico immaginario di tutti i valori, ok? La funzione li mappa semplicemente. Quindi lambda, la funzione, entra A, esce B. Programmazione imperativa,
la funzione nella programmazione imperativa, entra uno stato, questo stato viene maneggiato, viene modificato. Questo mi serve per spiegarvi, per farvi capire com'è il tipo immutabile, ok? L'immutable, per chi di voi già capisce un po' queste cose, però magari non, magari riesce a prendere qualcosa in più oggi, capito? Nelle funzioni, nel codice che abbiamo sempre scritto, noi abbiamo uno stato che è una struttura dati, e questa struttura dati viene maneggiata e trasformata. Nella programmazione funzionale non è così, e questa cosa all'inizio sembra molto strana, dice, ma scusa, ma come si fa un programma che non modifica i dati, ragazzi, ma stiamo scherzando. C'è da dire che con questa confluenza, con tutte queste cose qui, ci sono linguaggi puri e linguaggi meno puri, eh? Quindi c'è tutta una gradazione, ovviamente. Qui c'è un discorso che dura diversi giorni, non è, non lo risolviamo in due ore. Però iniziamo a fare i piccoli passi che ci servono per capire la programmazione funzionale. La prima cosa è la functional composition. Chi è che si ricorda cos'è functional composition? È una cosa proprio che abbiamo fatto tutti, forse alle scuole superiori. Comunque, se questa F definisce una relazione, no? Una mappa tra A e B, e G tra B a C, se io metto in composizione queste due funzioni descrivendole come G cerchietto F, è praticamente l'applicazione di questo di A che mi dà B e questo valore come input di C, ok? La functional composition. E io, il bello è che questa functional composition mi ha tirato fuori una nuova funzione che parte dall'insieme A e arriva all'insieme C, ok? Questo è il primo step, il primo passo, il più facile. Facciamo un esempio. Calcolo dell'area del cerchio. Raggio al quadrato per pi. Lo posso descrivere in questo modo. Funzione area cerchio che prende R in ingresso moltiplica per pi quadrato di R. Vedete queste due funzioni? Adesso in programmazione lo vedete, no? Possono essere messe in composizione, ok? Questa è già una composizione, però è una composizione scritta come la scriveremmo tutti noi. Adesso vediamo cosa possono fare i linguaggi di programmazione. Vediamo il JavaScript normale. Facciamo partire node. Function p, restituisco 3,14. Non uso manco le costanti, solo funzioni, così, per farvi vedere. Function quadrato di n, restituisce n per n. In questo caso ho usato quadrato. Function moltiplica per p, accetta un parametro, n per p. Function area del cerchio r, return, moltiplica per p il quadrato di r. Va bene, molto semplice, ce l'abbiamo tutti questo, vero? Io adesso, l'ho eseguita e funziona l'area del cerchio, giusto? Vediamo ad esempio in Elixir come si scrive. Elixir, linguaggio funzionale, ha bisogno di un modulo, perché un modulo raggruppa funzioni, quindi def module cerchio, def p, p restituisce 3,14. Notate qui non ci sono i return, perché nei linguaggi funzionali non esiste la funzione void. Tutte le funzioni ritornano sempre qualcosa. L'ultima cosa evaluated. A me viene adesso da dire, okay, evaluated, non eseguita. Evaluated. L'ultima cosa valorizzata, ok? Def moltiplica per p, n, e n per p, def quadrato di n è dato da math o elevazione a potenza di n. Giusto una nota, Elixir è un linguaggio che gira sulla macchina virtuale di Erlang. In questo momento, due punti math po, sto chiamando il modulo math di Erlang, nel dettaglio la funzione po, elevazione a potenza, ok? Def area di raggio moltiplica per p quadrato di r. Non stiamo facendo niente di nuovo, è identico a quello di JavaScript in questo momento. Richiamo una versione interattiva che può usare quel modulo e posso calcolare l'area, vedete? Adesso vado a fare una modifica e implemento un operatore che qui si chiama operatore pipe, che serve a fare la functional composition in modo rapido. Questo operatore è comune a diversi linguaggi di programmazione funzionali e che sono, non metterò Java, anche se hai messo le lambda. questo è l'operatore, vedete? Pipe, e c'è la Elixir, F Sharp e Ask, ok? Quindi mi consentono di creare questa sorta di flusso, no?
e dico R entra in quadrato, entra in moltiplica per P. Questo l'ho commentato e questa è l'esecuzione che continua a funzionare. Quindi quello è functional composition. Ok? Ci siamo? Il primo concetto importante che serve, diciamo, apprendere. Quindi questo mi ha risolto il problema. Cioè, mi ha risolto il problema. Scusate, queste sono... Adesso è come se state imparando l'ABC della programmazione funzionale, ok? Quindi sono i modi per creare astrazione. Il concetto è sempre quello. La programmazione è tutta un'idea di creare astrazione. Proviamo a fare in PHP la functional composition. Scusate. Creo una pagina PHP semplicissima. Cerchio PHP. Apro il PHP. E mi creo una funzione che ritorna il pi greco, un moltiplica per pi, un quadrato, e poi, questa adesso faccio la cosa base, solita, partiamo dalla cosa più semplice, una funzione che chiama una funzione su un parametro. Verifico che tutto funzioni, cerco PHP, mi escono i risultati. Vabbè, mi sono accorto che non ho messo un a capo lì, vedete, qui ecco perché c'è un numero grandissimo, qui non ho messo a capo, adesso metto un a capo. Si legge? Abbastanza, o sì? Andiamo a capo, slash n, andiamo a vedere, giusto per correttezza. Ok, ci sono tutti i valori. Adesso, siccome il PHP ha la lambda, per intenderci, ha la funzione come first class value, ve lo ridirò sta cosa, funzione first class value, io posso creare un'astrazione compose che è una funzione che prende due funzioni e ritorna un'altra funzione, ok, dove chiamo la seconda, chiama la prima con gli array che sono stati passati da questa funzione. Mo, per usare quell'astrazione, io rendo queste funzioni funzioni anonime in modo tale da avere la funzione moltiplica per p in una variabile. Una volta che l'ho presa in quella variabile, la posso passare dove voglio, vedete? No? L'ho presa, moltiplica per pi, e adesso questa è una funzione anonima, una lambda, la metto in una variabile. Ok, la metto in linea per entrare in uno stile già più funzionale, perché poi vedrete quando facciamo un po' di Haskell e un po' di Erlang, è tutto con una riga. Il quadrato, faccio dollaro quadrato, adesso faccio un piccolo break e vi voglio segnalare una cosa. Tutto questo che stiamo facendo noi adesso, voi magari già lo usate nei vostri linguaggi. Adesso vi sto cercando solo di far capire da dove viene e dove si può arrivare, ovviamente. Quindi, dollaro moltiplica per p, quadrato è questa funzione, e l'area a sto punto può diventare in un modo più elegante, o meglio, scusate, in un modo più funzionale questa cosa. Dollaro area è uguale alla compose, vedete che bello? Alla compose di quadrato, virgola, moltiplica per pi. Ovviamente Elixir, che è un linguaggio già funzionale, aveva una sintassi ancora più carina, eh? C'era la freccetta. Qui invece si può fare in questo modo. Functional programming per tutti. Possiamo fare tutti, anche PHP. Ok? Però la cosa importante è capire che cosa c'è sotto. Non so se mi riesco a spiegare. Quindi adesso io posso usare dollaro area come funzione. E vedete, la funzione dollaro area è uscita da una composizione. Iniziate a imparare questo tipo di concetti e poi linguaggi complessi da capire come Haskell vi diventeranno più chiari, riuscirete ad abbattere quel... funziona, ok? Quindi abbiamo programmato in funzionale adesso, va bene? Ovviamente quella funzioncina è la funzioncina più semplice che potevo fare. Esistono tante librerie e non è mio scopo qui descrivervi queste librerie perché ce ne sono 3000, che vi consentono di estendere i linguaggi di programmazione come PHP, JavaScript e tutti quanti e aggiungere del funzionale. Okay, ovviamente non arriveranno mai alle cose che vengono fatte con gli altri linguaggi. Però se volete divertirvi o se state lavorando con questi linguaggi potete aggiungere questa conoscenza. Quindi ad esempio qui in questa libreria functional PHP vi consente di avere la compose che fa la stessa cosa che ho fatto io, però si fa così, dollaro compose è uguale a compose e qui ne posso mettere quante voglio funzioni. Functional composition. Quelle funzioni verranno chiamate una dentro l'altra, ok? Come va? Era proprio la prima
primo step, eh? Pattern matching. Pattern matching, io ho cercato in questa presentazione di fare un flusso regolare di informazioni per farvi arrivare a capire velocemente anche le cose più complesse. Pattern matching è un elemento core che dobbiamo imparare subito per capire gli esempi successivi. Pattern matching in Erlang, la cosa più semplice che si fa. Saluta Erlang. Erlang modulo. Modulo saluta. Esporta. Rendi pubblica la funzione saluta. Saluta di italiano e restituisce in input output. Ciao a tutti. Questo è già impuro, ragazzi, eh? Perché qui avrei potuto restituire una stringa e sarei rimasto nella zona della programmazione funzionale pura, ok? Invece qui sto facendo un side effect, sto scrivendo sulla console, ma va bene per capirci cosa stiamo facendo. Saluta italiano, ciao a tutti. Saluta inglese, format, hello world. Immaginate io nel 2006, quando ho iniziato a vedere sta cosa e facevo C#, dicevo, oh mamma, cioè, perché devo fare tutta sta roba quando si può fare questa roba qua? Hello world, qui ho fatto un typo, non ho chiuso l'apicetto e quindi adesso andrò in errore. Entro nella mia console, mi ha dato l'errore, l'ho capito subito, tolgo, metto una chiuso apice. Attenzione, vediamo un po' insieme. Vi devo chiedere una cosa importante. Saluta italiano, farà un pattern matching, vedrà il pattern, come si dice pattern in italiano? La trama, no? La trama, la forma. Quindi vedrà, se vengo richiamato con saluta e lì c'è scritto italiano, deve fare questo. Se vengo chiamato con saluta inglese, devo fare questo. Ora una domanda per voi. Che cos'è italiano e che cos'è inglese? In termini di programmazione di... Com'è? Una stringa non è, perché la stringa è con le doppie apici. No. Questa è una cosa, ecco... Cos'è? Sì, bravo, è una costante, però è una costante un po' particolare. Ok, questo è un primo step che ci serve assolutamente a tutti quanti, per capire solo Erlang però, eh. Chi di voi ha mai programmato in Ruby? Il simbolo, vi ricordate cos'è il simbolo? Ok. Questo si chiama atom in Erlang, ok? Una costante che è entrata a far parte del linguaggio e del mio codice, del mio sorgente. Praticamente il compilatore poi tradurrà, creerà un dizionario degli atomi, ok? E assegna in modo compatto un numero a questi atomi, va bene? È una cosa importante di Erlang. Praticamente questa non è una stringa, ma è, come dire, quando voi scrivete class persona, che cos'è per voi? Cioè, avete presente quando usate ReSharper o i tool di refactoring? Quando dovete rifattorizzare persona, come la chiama? Simbolo. È un simbolo. È quello. Ok? Quindi è qualcosa che è entrato nel linguaggio di programmazione. Quindi io quando mi devo riferire a questa funzione, la devo chiamare come saluta inglese. Vedete saluta in Erlang, è scritto uguale, è un altro simbolo. Ok? Però adesso ci arriviamo, lo capite pian piano, eh? Io adesso faccio la prova, entro... compilo saluta, modulo saluta, saluta italiano, ciao a tutti, e poi da un ok anche, attenzione, saluta inglese ha dato inglese, dall'ok, perché il valore di ritorno finale che dice ok, la funzione l'ho eseguita, la funzione ritorna sempre un valore, ok, adesso ne facciamo un altro, con calma, Erlang, pattern matching semplice, quello era il semplicissimo, allora la macchina virtuale di Erlang, è una grande macchina super ottimizzata per fare pattern matching. Erlang fa pattern matching in modi assurdi. Quindi voi quello che potete fare con una dichiarazione di funzioni in Erlang, vi sciocca che cosa fa. Perché riesce a decomporre il dato che mi arriva in ingresso. Ecco il pattern matching, quello dell'ABC della programmazione funzionale. Lo facciamo adesso in Erlang e dopo in Haskell. Area di una tupla con atomo rettangolo, lato 1, lato 2, è dato da lato 1 per lato 2. Area del triangolo, base e altezza, è dato da base per altezza diviso 2. Area della tupla che inizia con ellisse e poi ha raggio e raggio 2, è dato da raggio 1 per raggio 2 per 3 quattordici. Erlang compila le forme,
forme, area, tupla, triangolo 1 e 2, mi fa l'area del triangolo. Tupla, triangolo, calcolato un altro, rettangolo 2 e 5, 10. Ellisse 2 e 5, attenzione. Erlang è dinamico come type system. Quindi, diciamo, vedete, io posso qui inventarmi tutto quello che voglio. È come se sto in C Sharp avrei dovuto creare delle classi, eh? Vedete? Invece qui pattern matching più atomi riesco a fare questa cosa. Però è tutto forte nel pattern matching, attenzione. Avete capito questo esempio? Si capisce, vero? Si capisce quanto è potente questa cosa? Vabbè, bisogna provarlo. Haskell, l'altro linguaggio di programmazione funzionale. Attenzione, Haskell è un linguaggio di programmazione funzionale puro e basato sui tipi, che Erlang invece non ha, ok? In Haskell, di nuovo, siccome stiamo parlando di un elenco di funzioni, abbiamo dei moduli. Module shapes contiene un tipo di dato particolare che è shape, che ha queste possibilità. Rettangolo, che accetta un float-float, triangolo, che accetta un float-float, ellisse, che accetta un float-float. Questo rettangolo, triangolo e ellisse vengono detti in Haskell funzione costruttore, perché vedete dopo come si userà. Io cosa definisco in Haskell? Molto simile a Erlang. Definisco area rettangolo L1 e L2, anche qui c'è il pattern matching, lo vedete? È dato da L1 per L2. Area di triangolo, base, altezza, è dato da D per A. Area di ellisse è raggio 1 e raggio 2, è dato da R1, R2 per 3, 14. Si capisce? Ok? Però vedete adesso quando lo utilizzerò. La parte che sta sopra è solo una descrizione. Ok? Perché, come spiegavo ad alcuni amici in precedenza, Haskell è un linguaggio che funziona, siccome è puro e sono tutte chiamate, una catena di chiamate pure alla fine, lui riesce a fare type inference di qualsiasi cosa. Cioè Haskell scriviamo tutto con i generics, o quasi, ok? E lui può fare type inference su questo pair. In realtà poi, tra l'altro, R1 e R2, siccome gli ho dato il tipo, lui sa già che cos'è, ok? Quindi io qui non ho dovuto scrivere nessun tipo tranne rettangolo e questi qua, va bene? Andiamo a vedere l'utilizzo in console sempre, quindi vado stack Glasgow Haskell compiler interattivo, load shapes e dico il mio rettangolo è uguale a rettangolo 318x99, area del mio rettangolo, non ci sono le parentesi in Haskell, ok? Triangolo 1 e triangolo 4 e 5, area di triangolo, area, apri parentesi, di ellisse 34 per coso, ok? Molto semplice, va bene? Siamo ancora, diciamo, all'ABC, però, e questo è fondamentale, quindi dovete, mannaggia, è troppo veloce per andare qui in pausa, scusate, quindi dovete assolutamente avere già questa idea del pattern matching, quindi c'è una forma, no, del dato in input, e varie dichiarazioni della funzione possono scattare a seconda della forma che mi è arrivata in input. Piccoli passi stiamo facendo. Immutabilità. Vi ricordate che avevo detto la funzione mappa dei valori che già esistono? Non ho bisogno di trasformare né di creare valori. I valori esistono, le funzioni li mappano soltanto. Lo stato non viene modificato né trasformato. Una funzione viene, c'è l'evaluation e ritorna un nuovo valore. Il dato è immutabile. Questo è un elemento fondamentale per ottenere la concorrenza. Poi dovremo arrivare ai 1024 core. Immaginate un linguaggio di programmazione dove non potete fare x uguale x più 1. Esiste secondo voi un linguaggio di programmazione del genere? Esiste? Sì, esiste. Erlang, Haskell, sono tutti linguaggi di programmazione che hanno i dati immutabili. E ti faccio vedere l'esempio. Vediamo Erlang, x uguale 1, x uguale x più 1, errore. Un altro esempio, sempre con Erlang, che è più semplice per me, Erl, quindi x uguale Giancarlo,
x uguale, quindi tutti i dati sono immutabili. Carlo, errore. Il dato, si dice, viene bindato, viene collegato a una variabile, ok? Questo è uno scherzo, vabbè, come si può? Ma si può programmare qualcosa di vero in questi linguaggi? Cioè, esiste veramente questa programmazione? Esiste, la programmazione funzionale, ok? È chiaro che, come stiamo capendo, c'è stata la Confluence, vi ricordate nel 2014 vi ho detto, quindi molti linguaggi sono diventati anche funzionali, ok? Però questo, i linguaggi proprio funzionali hanno queste caratteristiche, ok? Quindi quando voi programmate in, c'è un esempio, Java 8 con le lambda, sì, state facendo programmazione funzionale, però se a un certo punto iniziate a modificare i dati, quel pezzo di codice non potrà andare a un determinato modo in concorrenza quando ci sono più accessi contemporanei, più processori, ok? Perché avete una parte che sta dall'altro lato, ok? Invece, capendo come funziona questa cosa, ci facilitiamo. Ma scusate, ma come faccio a programmare in questo modo? Cioè, voglio dire, quando noi facciamo il corso dell'Academy, le prime parti, spieghiamo cos'è la programmazione, no? E vi dico, la programmazione è fatta da comandi, cicli e condizioni. Tutta la programmazione è fatta così, ma io la devo spiegare così, ovviamente. Poi non è che vado a spiegare tutto sto fatto, però come faccio a fare il ciclo for? Perché è for i che va da 0 fino a 100, i più più. Come si fa a fare il ciclo for? Non si fanno in programmazione funzionale. Non esistono i cicli. Una programmazione funzionale pura, Erlang Haskell per me, per quelli che conosco io. Non ci sono i cicli, ragazzi. Però si può fare. Si può fare solo con la ricorsione. E voi direte a un certo punto, ah, vabbè, ma devo fare ricorsione ogni volta, impazzirò. Adesso c'è lo step successivo che dobbiamo imparare. Module e l'ono loops. Export saluta, la funzione pubblica è saluta. Saluta n, input output, format, ciao mondo. E poi cosa faccio? Chiamo in modo ricorsivo saluta n-1. E a quel punto dico, attenzione pattern matching, se ti arriva un saluto di 0, di fine, ho finito. Semplicissimo. Vado ad eseguirlo, compila hello no loops, hello no loops saluta 10 volte. Ecco il ciclo che ho fatto io nel Commodore 64 all'inizio della mia avventura. Posso fare 5, 100, quello che voglio, ok? Ve lo faccio rivedere un secondo, vediamo un po', eccolo qua, vedete? Questo poi ha tanti risvolti, che però sono un po' difficili da capire all'inizio, ma se volete io ve lo spiego. Di base, alla fine di questo talk, vi faccio vedere ad esempio come posso fare l'aggiornamento a caldo di un pezzo di codice Erlang che sta girando. A caldo non come faccio Sharp, che io copio le DLL. Cioè a caldo significa mentre il sistema è in run, lui riesce a un certo punto a switchare dalla versione A alla versione B. Lo può fare solo e soltanto perché a un certo punto, siccome lo stato è sempre mantenuto con dei loop, a un certo punto lui non può essere in una situazione intermedia. Sono io nel codice, vedrete alla fine l'esempio, che gli dico adesso switcha, i dati sono immutabili. Io dopo che ho switchato ripasso il parametro alla funzione in ingresso, diventa una banalità, ok? Però questa cosa si può fare solo e soltanto perché Erlang ha tutti questi blocchi qui a cui si può mantenere per fare queste cose, eh? Attenzione. Quindi loop semplicissimo con condizione di uscita, scusate, ricorsione semplicissima con condizione di uscita. Ma scusate, ma ogni volta devo fare sta roba, impazzirei. Facciamo un esempio della somma di elementi di una lista. Ask, somma di lista vuota da 0, somma di lista che ha un primo elemento e una continuazione e tutti gli altri elementi, mi dà il primo elemento più la somma di tutti gli altri. Vedete la ricorsione? Di nuovo? Andiamola a provare. Ask no loops, sum di list numbers. Lo facciamo in interattivo. 1, 2, 3, 4. Dovete capire che è una lista concatenata, non so chi di voi ha mai visto strutture dati, lista concatenata, io ho l'indirizzo di memoria del primo elemento nella lista, posso leggere l'elemento nella lista e subito dopo un puntatore all'elemento successivo.
Questo tipo di struttura dati può essere traversata solo in avanti, ok? E infatti tutte le liste dei linguaggi di programmazione funzionali derivanti dal Lisp, Lisp, la lista è la cosa fondamentale, hanno una funzione che mi consente di tirar fuori la testa, il primo elemento, e poi la funzione che mi consente di tirar fuori la coda, tail, per farvi capire come sono fatte le liste dentro. Let sum, fai sì che my sum di lista vuota è 0 e my sum di una lista è il primo elemento più il my sum di tutti gli altri. Ecco qui che abbiamo fatto la somma di un array, quello che chiamavamo array. Abbiamo fatto la somma di una lista, però tutto con dati immutabili. Va bene? Ah, ve lo faccio vedere anche come modulo, perché non abbiamo mai visto come si fa un modulo in Haskell, non mi ricordo, forse l'avevamo visto. Forse l'avevamo visto, lo salto, va. In Erlang è identico. Facciamo in un modulo, somma Erl, module somma, export sum, sum di lista vuota è 0, sum della testa più la coda è la testa, cioè il primo elemento, più la somma di tutti gli altri. Quando arriverà la fine, della lista, entrerà, scatterà il pattern matching sulla prima clausola, somma di lista vuota 0. Lui nel frattempo mi ha sommato gli elementi man mano che li traversava, ok? Mi sembra limitato. Vedete, io vi ho dato dei concetti, ragazzi, ricordate, functional composition. Poi cosa abbiamo fatto? Immutabilità, ok? No, ce n'era un altro in mezzo, non mi viene più. Adesso vi devo dare l'altro concetto. Mi sembra limitato, ogni volta che devo fare qualcosa devo fare tutto sto ciclo. No, non vi ho parlato delle funzioni d'ordine superiore, meccanismo di astrazione principale della programmazione funzionale. La funzione si dice di ordine superiore quando accetta una funzione come parametro o restituisce una funzione alla sua uscita. Ok? Questa si chiama funzione d'ordine superiore. Si dice che le funzioni sono first class values. Io posso prendere una funzione e passarla come parametro o restituirla da un'altra funzione. Con questo meccanismo, uno dei, diciamo, delle basi di tutti i linguaggi di programmazione funzionale è il fold, che sarebbe il ripiega. Quando devo fare la somma di n numeri o la moltiplicazione di n numeri o la divisione di n numeri, io posso prendere la lista e ripiegarla su se stessa, due valori per volta, ok? Esiste la fold left L, fold R, posso ripiegarla all'indietro o in avanti. Andiamo a vedere che tutti i linguaggi di programmazione funzionale hanno nella loro, diciamo, libreria di base la fold. Quindi diciamo che in Erlang, sulla console interattiva in questo caso, io faccio somma, è una funzione che dato A e B, somma A e B. Moltiplicazione è una funzione che dato A e B fa A per B. Adesso posso fare list fold, somma, partendo da 0, di 1, 2, 3. Boom, mi ha fatto la somma. Non devo fare nessun ciclo. Nessuna ricorsione adesso. Vedete, ho creato un'astrazione. Perché? La cosa che vi devo far capire è questo. Non so se avete preso il discorso qui. Che io, grazie a questo fatto che le funzioni si possono innestare una dentro l'altra, la ricorsione che avevamo fatto prima, l'ho ficcata dentro la fold. E grazie alla funzione d'ordine superiore, io ho quel concetto di base che è scorri tutti questi elementi e applica una funzione che ha due parametri, l'ho astratta, facendo passare la funzione specifica che deve applicare come parametro. Quindi posso fare velocemente quella cosa che ho fatto prima con la ricorsione, avevo messo il più. Se dovevo fare la per, cosa facevo? Un altro modulo? No, ho astratto fold, somma, e fa la somma. Fold, moltiplicazione, ho messo uno qui, se no veniva zero, fa la moltiplicazione di tutti gli elementi nella lista. Sembra magia? Andiamola a fare in Haskell, la fold, la facciamo noi, ok? E questa ve la spiego un attimo, perché forse potrebbe essere poco chiara. Però vediamo se riesco a semplificarla,
Fold left, ripiega da sinistra. Accetta F una funzione, Z un parametro iniziale. Nel caso di pattern matching che la lista è finita, ritorna Z, perché lì dentro si sta accumulando il risultato della funzione F che sto applicando. Fold left, funzione che sto applicando, Z accumulatore, lista che ha una X e una X's, questo dovete leggere gli altri X, ok? È dato da riapplica in ricorsione la fold, ripassando la stessa funzione. In Z ci metti l'application, cioè l'applicazione sarebbe l'esecuzione, vogliatemene, della funzione precedente detta col parametro Z, ok? E il parametro attuale, e continua con il resto della lista. Dove si capisce? Ok? Posso ripeterlo volendo. E però vedete che bello, poi Haskell mi tira fuori il tipo di questa funzione. Guarda, questa è la cosa più importante che dovete capire. Non importa se non lo capite adesso, però l'avete sentito, eh? Attenzione. Haskell qui mi fa vedere che fold accetta in ingresso, tutto generics, per chi ha fatto C#, e sono solo generics, una funzione che accetta in ingresso un parametro A, ok? Scusate, un parametro A e un parametro B, e restituisce A. Vi ricordate quando in Haskell, in Erlang, ho fatto somma uguale fun A virgola B, il risultato è A più B, è questo. Solo che lui dice tipo A e tipo B, restituisce A, ok? Tipo B, perché l'ha legato lui in inferenza, l'ha legato a questo Z, capito? Z, quindi vedete, F è questo, Z è tipo B, un array di A, perché deve essere il primo parametro per quella funzione, e restituisce B, perché il risultato è l'applicazione di questa funzione a tutti gli elementi che restituisce. Qui c'è un errore, scusate, c'è un errore qui, questo è sbagliato. Se questo è così, deve esserci B qui, ok, giusto? Sì, mi confermo la legge, questo è sbagliato, ho sbagliato io qui, va bene? Però questa è la fold, quindi voi nel linguaggio funzionale questa funzione ce l'avete già. Però se leggete un libro di riprogrammazione funzionale, il tizio che ha scritto il libro per obbligo vi deve spiegare come funziona da dentro, per farvi capire come dovete programmare voi poi, ok? Non è che usate solo le funzioni che vi danno. Andiamo a vederla in Haskell, costruita proprio. Lo facciamo in live, ok? In console interattiva. Let, fai sì che fold di FZ chiuso è Z. Questo è il caso, no? Il pattern matching. Invece fold di una lista ancora piena è la fold di F applicato a Z e al primo elemento della lista, e poi continua con tutti gli altri elementi. Fold più. Fai fold applicando il più a questi elementi, partendo da 0, ok. Partendo da 5, ok. Vedete l'astrazione che abbiamo adesso quando io metto qui a per 100. Metto la moltiplicazione. Ha dato 0 perché il primo parametro è 0. Adesso lo correggo, metto 1. Ok. È chiaro? Quindi è vero che non ho i loop, ma chi se ne frega? Se io ho creato un'astrazione, che ho capito, succede, che ho capito quello che voglio fare io. Io voglio prendere questa lista e la voglio scorrere a coppie. Siccome la devo scorrere da sinistra, davanti ci devo mettere un dato da cui iniziare, ed è questo, ok? Quindi c'ho la lista dei miei elementi. L'uno glielo metto qui accanto, è una funzione che deve prendere due elementi. Quando prende questi due elementi, la funzione me ne ritorna un altro e quello continua ad arrotolare. Quando faccio il mio corso questa cosa, prendo un foglio, loro l'hanno visto, scrivo dei numeri qui e piego, qui c'è l'uno e qui c'è il due, l'uno col due, il risultato col tre, il risultato col quattro, ok? È il fold. Quindi adesso avete visto come sta da dentro. Da dentro è scritta così. Le funzioni sono valori, vengono trattati come valori. Boom, andiamo ancora oltre. Il carry. Il carry è l'applicazione parziale di una funzione. Qui ad esempio posso dire che sto creando astrazione, sum
e il fold passando alla funzione più, la funzione binaria che ha 102 parametri, no? Più, e che parte da 0. Notate una cosa particolare, manca il terzo parametro, vero? Se l'è pappato sum, che è diventata un'altra funzione, che accetterà un solo parametro, un elenco da sommare. Ho creato un'astrazione. Prod, e quindi immaginate uno poi come si sente quando deve programmare C Sharp all'epoca, ok? All'epoca io poi non c'erano le cose che ci sono adesso, una sofferenza. Adesso fai prod, è il fold della moltiplicazione partendo da 1. Questo è il carry, quindi questa fold ha tre parametri. Quando io ne applico solo due, mi restituisce una funzione che prende il parametro mancante. Ok? Ecco perché, attenzione ragazzi, in Haskell, avete visto la definizione di tipi, era tante freccette. Perché in realtà in Haskell quelli sono tutti in carry. Se, vabbè, siamo al massimo in Haskell, di programmazione funzionale. Quindi è normale se vi sembra tutto un po' strano. Però iniziamo a vederlo dal vivo. Fold di più di 1 è quella funzione che noi già conosciamo. Sto usando adesso la funzione del preludio, che sarebbe la libreria di base di Haskell, ok? Quindi io faccio sommatoria è uguale al fold dell'operatore più partendo da 0. Adesso posso fare sommatoria di 1, 2, 3, 4, 5. E ovviamente il risultato, ok? Prodotto è il fold, è il ripiegamento di un array, scusate, con l'operatore binario, con la funzione per moltiplicazione, partendo da 1. E adesso posso fare il prodotto, ok? Sono piccoli passi, lo sforzo mio in questa presentazione, perché ho voluto cercare i piccoli passi che vi facevano capire dalla cosa più semplice, functional composition, ancora avanti, pian piano, piccoli passi. Carry, applicazione parziale di una funzione, che mi ritorna una funzione che accetta i parametri restanti. Come faresti un ciclo di elaborazione in PHP? Risultati, elemento, allora, posso fare anche di meglio. Il PHP... oramai, 2017, tutto è confluito, ce l'ha già, array map, stringa up a tutto l'array. Questa è la map, è un'altra funzione di base della programmazione funzionale, ok? La mappa, dato un elenco, io applico una funzione a tutti gli elementi dell'elenco, ottengo un elenco che ha il risultato di quell'applicazione. JavaScript, ce l'ha ovviamente, per voi, dicevo, vabbè, sono cose regolari, però vengono da tutto questo discorso qui. Tutti quanti ce l'hanno in libreria, ma noi la facciamo adesso in programmazione funzionale perché ci fa capire come si fa in ricorsione, come si fa con tipi immutabili, ok? Module myMap, where myMap, guardate, primo parametro, una funzione che va da A a B, secondo parametro, un elenco di A, che A sta per any type, e restituisce un elenco di B. My map di una funzione per una lista vuota è lista vuota. My map, devo bloccare, se no scappa. Buonanotte. Aiuto. My map, attenzione. My map di una funzione per una lista che ha almeno il primo elemento e poi un altro tot di elementi è F, l'applicazione della funzione F al primo elemento e poi a coda il my map di F su tutti gli altri elementi. Il punto è che l'application, che sarebbe quella che noi in imperativo chiamavamo esecuzione della funzione, qui non parliamo di esecuzione, parliamo di evaluation comunque, qui non si mettono le tonde, quindi qui sta facendo F di X, la sta lanciando, ed è uscito un valore là. Ricordatevi reduction, no? È uscito un valore. E poi il resto cos'è? È rifai la myMap, sempre con la stessa funzione, su tutto il resto degli elementi. Lo riuscite a vedere? Il punto è che vedete è dichiarativo Haskell adesso, non è imperativo. E questo adesso alla fine della presentazione vi spiegherò che cosa ci comporta, o cosa forse comporterà nel futuro, non lo sappiamo. Quindi, cosa posso fare? Raddoppia x è uguale a x per 2, è una funzione. MyMap raddoppia 2, 3, 4, 6, mi ha fatto il raddoppio. Okay?
PHP, array filter, programmazione funzionale, array filter di Erlang, sviluppata così, sempre pattern matching, vi vedete pattern matching, in Erlang tutto ciò che inizia con la grande è una variabile, tutto ciò che con la piccola è un atomo, ok, quella cosa che avevamo detto all'inizio. E siamo ritornati all'inizio del talk, alla cosa che mi aveva scioccato nel 96 quando ho visto Python, la list comprehension, che non è altro che una map e una filter, ok? È una map e una filter insieme. E tutti i linguaggi di programmazione funzionale hanno la list comprehension. X per 2, per ogni X che va in questo elenco, 1, 2, 3 e degli atomi ho messo lì, vedete? Per X che è maggiore di 2. Errore, non riesce a capire gli atomi. Ok, ti metto un altro filtro, is number, adesso l'ha beccato. Adesso voglio prendere tutti gli atomi, is atom, quindi prenderà solo questi qui, e lo voglio visualizzare, ok, XZV. Adesso gli atomi li voglio trasformare in string, faccio atom to list, non string, perché c'è un segreto, in Erlang non esistono manco le stringhe. Esistono solo le liste di numeri, però siamo proprio, è molto interessante. Map, reduce, filter sono tutte cose che esistono nei vostri linguaggi di programmazione normale, ma vengono dalla programmazione funzionale. C'è tantissime librerie per sbizzarrirsi con questi concetti, però io penso che oggi avete capito il carry, avete capito cos'è una funzione d'ordine superiore, avete capito cos'è la composition. Io spero che se andate a vedere Lambda di JavaScript capite tutto come funziona. E questa implementa una programmazione funzionale molto potente, poi c'è Lodash, Lazy.js che è molto interessante, sono tutte implementazioni di librerie che rendono il functional programming di JavaScript, che è molto povero in realtà rispetto a Haskell e Erlang, bello ricco, ok? PHP stessa cosa, abbiamo functional PHP e un'altra functional. Semplicemente le guardate, però riprendono questi concetti core. C Sharp ha avuto l'incu e da allora ha sempre avuto concetti di programmazione funzionale. Voi avete capito un po' la programmazione funzionale quanto è potente, è vero? OOP, Solid Principles, che io spiego nei miei corsi e devo spiegare, perché se uno poi deve fare Laravel o qualsiasi altro framework, poi sono tutti object oriented, io devo capire sta roba, no? E devo anche capirla per dire magari se si poteva fare di meglio, perché se io non la so fare, non posso dire che magari una cosa è una stupidata. Nell'OOP noi abbiamo i solid principle, single responsibility principle, fondamentale, open closed principle, spettacolare, list of substitution principle, importantissimo, se no facciamo un big ball of mud, una grande palla di fango nel nostro sistema software, ok? Interface segregation, sono tutti importanti. Ma quando parliamo di functional programming, un oggetto deve avere una e una sola responsabilità. In Haskell o in Erlang ci sono solo in Erlang no, però perché in Erlang in realtà è molto molto di più, perché è programmazione concorrente, ok? Nella programmazione funzionale, diciamo così, una funzione, siccome l'elemento di base che noi usiamo, ha una sola responsabilità in Haskell, quello fa, è il massimo del single responsibility principle. Ricordate il single responsibility principle, no? Una classe deve avere solo uno ed un solo modo, uno ed un solo motivo per cambiare. Significa che una classe deve incapsulare un concetto e deve cambiare solo se è cambiato quel concetto. Nella programmazione funzionale la funzione fa sempre una cosa soltanto. Open closed principle. Vi ricordate gli esempi che ha fatto con me il corso, no? Io passo un algoritmo per fare filtro, no? E devo poter estendere la classe per fargli fare cose diverse. Lo posso fare con le funzioni d'ordine superiore, l'abbiamo visto con la fold. Io lo posso estendere una funzione proprio perché c'ho le funzioni d'ordine superiore. Leave scope substitution principle, io ho il polimorfismo parametrico nelle funzioni. Siccome sono funzioni che chiamano altre funzioni, l'essenziale è che quelle A e quelle B di Haskell combaciano
e io posso sempre iniettare una funzione differente come parametro. L'essenziale è che i tipi partono in un modo e finiscono nello stesso modo, ok? Questo è molto potente per chi ha capito quello che sto dicendo qua. Interface segregation, stessa cosa di single responsibility. La funzione è quella, ha quella la sua interfaccia. Io accetto A, B, restituisco C. Invece il problema dell'object oriented qui è che fanno le classi con interfaccia che fa tutto. E allora poi non posso applicare quest'altro principio. Questo per chi ha fatto bene object oriented, ovviamente. Dependency injection, posso passare le funzioni, addirittura in Laravel, già adesso, il container di inversion of control, quando io devo definire le factory per i miei oggetti da iniettare in dipendenza, faccio una funzione anonima, cioè in Laravel ovviamente, siccome il PHP c'ha, come abbiamo detto, un po' di programmazione funzionale, già non si fa più la cosa che ho fatto io nel 2006 con le classi, ma si mette una funzione semplicissima per tirar fuori il servizio. Giusto, ragazzi. Design pattern. Che cos'è una factory? Per noi è una funzione. Cos'è un command? Cioè, avete presente voi il command, il design pattern, il command? Io l'ho fatto tante volte. Se ad esempio io devo eseguire un elenco a runtime che cambia di operazioni, e questo elenco io lo devo scriptare, lo devo memorizzare, lo devo leggere dal database, cosa devo fare? Devo, per ogni operazione che devo fare, costruire un oggetto command e poi faccio una lista, ricordatevi in C#, faccio una lista tipizzata che accetta il tipo base command, magari abstract, e quindi poi posso specializzare, posso creare command dai un pugno, command salta, command fai quest'altro, e in modo dinamico poi posso scorrere questa lista. E vi ricordate qual era la caratteristica dell'abstract command? Chi è che me lo dice velocemente? Ragazzi, io dico la programmazione funzionale va bene, però imparate pure quest'altra, che serve tutto. Allora, command pattern è semplicissimo. Command, c'ha la classe astratta, abstract command, che deve implementare un solo metodo, execute, in modo tale che tutte le classiche derivate poi hanno sicuramente execute. E quando avrete l'elenco dei command, vi fate passare da un processore, il processore lancia execute e voi avete una macchina, no? Che può lanciare cose differenti. È chiaro che in programmazione funzionale, scusate, e questo sapete perché esiste questo design pattern? Perché all'epoca non si poteva fare una funzione. Perché io adesso in programmazione funzionale in una lista posso mettere delle funzioni e ho lo stesso concetto. Il pattern command, design pattern command, è un modo per prendere un oggetto e dire tu sei una funzione che c'ha solo un punto d'ingresso, execute, ma una funzione è proprio quella. Quindi io adesso in C#, che posso fare func, no? Sapete, func, angolare, parametro 1, parametro 2, parametro in uscita, io posso fare un elenco di func perché ho le funzioni, no? Strategy, questo è il top, ovviamente. Lo strategy che cos'è, no? Io faccio vedere sorter, classe che fa l'ordinamento di input, di output, e l'algoritmo si può iniettare, no? Adesso tutti voi saprete come iniettarlo. Inietto una funzione, inietto una lambda, no? Invece nella vecchia programmazione object oriented noi dovevamo fare un pattern strategy, perché dovevamo inglobare questo concetto di algoritmo in un oggetto, un posto dove non ci entrava. Non so se mi spiego. Ok? Quindi potete leggere da Robert Martin sta roba, che tra l'altro io, ragazzi, c'è, cioè Robert Martin è la persona che ha inventato i solid principle. Quindi lui semplicemente adesso sta evolvendo, ok? Cioè sta evolvendo. È il mondo d'oggi in cui viviamo adesso. Viviamo in un mondo dove i nostri linguaggi di programmazione sono multiparadigma. Quindi devo capire che se il mio collega a fianco mi dice ah, per fare questa cosa dobbiamo fare un command design pattern, io devo dire senti, adesso potremmo anche usare una semplice funzione. E magari però se viene da una scuola, capito, un po' rigida, mi direbbe, ma tu non usi design pattern. Io dico, senti, vabbè, mo dobbiamo iniziare a fare tutto il discorso. Però invece io posso usare un elenco di funzioni semplicissimo. Referential transparency, una funzione di tipo puro,
ha un'idea mostruosa. X più Y. Questo F di XY darà sempre lo stesso risultato. Non importa se fuori piove o c'è il sole. Nella programmazione imperativa non è così. Dobbiamo fare molto test driven. Perché? Perché se qui dentro io uso un qualcosa che è definito nel field dell'oggetto, ma, o peggio, una variabile globale, a seconda di quel qualcosa che là fuori cambia, questa funzione mi può tornare fuori qualcosa di diverso. Questo è un concetto che chi fa Erlang ci tiene tantissimo, è la cosa più difficile da spiegare. Che questi linguaggi hanno la referenza al transparency, quindi io a quest'input e quest'output, se la funzione è pura, sono sicuro che darà sempre quell'output. E questo, questa caratteristica, mi dà delle particolarità in più. La funzione, posso trattarla come una black box per il testing, quindi il testing è molto più semplice, è idempotente, quindi la posso riprovare più volte. E ogni volta testo una sola cosa. È più semplice da debuggare, ma posso fare la memoization. La tecnica della memoization, no? Quando all'epoca a me piaceva l'assembler dell'Amiga, noi guardavamo come venivano fatte le demo. La demo che era quel codice che iniziava prima del crack, no? E c'era sempre questa cosa qui, la sinusoide, ok? All'epoca il processore era troppo lento per caricare la sinusoide. Sapete come si faceva il seno e il coseno? Si precalcolavano con delle tabellone. Perché una funzione pura non è altro che un mapping tra un valore e un altro. E quindi si precalcolava. Il seno di 0 quant'è? Di 0,1 quant'è? Di 0,2? E io avevo il riferimento corrispondente. Questa tecnica la posso usare nelle mie funzioni se sono pure, certo, si chiama memoization ed è una tecnica di ottimizzazione delle performance interessante. Esempio in PHP, fattoriale. Un esempio di fattoriale normalissimo, ragazzi, ce l'avete, vero? In programmazione imperativa, normalissima, faccio la memoization. Function factorial di n e mi memorizzo qui una static cache che è un array, una tabellona. Se n è uguale a 1 ritorna 1, altrimenti vai a vedere in quell'array c'è n nella cache. Se c'è, se non c'è, ok, memorizza il calcolo del fattoriale dove sei arrivato, del 3, facciamo un esempio, e mettilo nella cache alla posizione 3, in modo tale che io memorizzo il fattoriale di 3. E a quel punto ritorna quel fattoriale. Qual è l'effetto di questa cosa? Se chiedo il fattoriale di 10, lui si è memorizzato il fattoriale di tutti i numeri da 1 a 10. Se poi chiedo il fattoriale di 3, lui istantaneamente mi darà il fattoriale di 3, perché ce l'ha in una tabella in memoria. Ok, una tecnica standard, memoization. Come lo farei in programmazione funzionale? Così. Questo è, adesso ci tengo che vedete questo. Io, grazie al fatto che la programmazione funzionale può accettare una funzione, mi può ritornare un'altra funzione, funzione d'ordine superiore, io dico memoize. Adesso memoizzami questa funzione che ti arriva. E qui metto solo la logica di memoizzazione. Posso memoizzare qualsiasi cosa. Noi le abbiamo fatte queste cose ogni giorno, cache contro cache, cache in memoria, su disco, quando potevamo ovviamente. E quindi qui è l'esecuzione. Dico, questa è la funzione fattoriale descritta in modo funzionale. Dollar $factorial, mi serve la funzione in una variabile, è function di n, che usa se stessa perché mi serve fare la ricorsione, if n uguale 1, return 1, altrimenti n per fattoriale di n-1. A quel punto dico, come abbiamo fatto la composition in PHP, dollaro fattoriale memoizzato è memoize di questa funzione. Boom, perfetto. Adesso ve lo faccio vedere un po' in esecuzione. Memoize fattoriale di 10, 10, 11. Qui non ha calcolato niente, qui ha calcolato un solo valore. Gli altri ce l'aveva già memorizzati. Ok, la capite la potenzialità di questa cosa? Questa cosa mi arriva per varie caratteristiche. Quindi qui l'ho fatto velocemente e sono gli stessi passaggi che vi ho fatto. Vedete? Qui adesso lui è una registrazione, quindi non si vede la differenza di velocità, però adesso non abbiamo tempo per farlo, vi garantisco che quando io rifaccio la stessa fattoriale è istantaneo, perché l'ha preso dalla memoria, ok?
Questa è una caratteristica standard dei linguaggi di programmazione funzionale. Quindi chi ha studiato questi linguaggi sa la memoization. E io all'epoca, ad esempio, la portavo nel mio C Sharp, ok? Concorrenza, tipi immutabili, no locks, no deadlocks. Ecco perché c'è il focus, perché vi ho fatto passare per quell'articolo del 2005. Stiamo per arrivare ai 1024 core, ok? Si può parallelizzare in modo massivo. Risultato 1, fai qualcosa 1 con A, B, C. Risultato 2, fai qualcosa 2 con A, R1. Risultato R3, fai qualcosa 3 con C, D. Risultato 4, fai qualcosa 4 con R3, R2. Print R4. Cosa posso parallelizzare se avessi due core? Il compilatore può capire che queste due cose non sono interdipendenti e possono funzionare tra di loro. Posso parallelizzarle, ok? Quando sono pronte queste due cose posso fare le altre. Posso inferire questa cosa solo e soltanto perché c'è, se sono funzioni, diciamo, che non hanno globali, per intenderci, ok? Funzioni pure, che dipendono solo dai parametri in ingresso. Va bene. Quindi queste sono, stiamo andando al futuro perché, diciamo, abbiamo avuto già la... cioè non è il futuro, è il presente, tra l'altro. La programmazione funzionale si, diciamo, focalizza sulla separazione dei dati e il comportamento, e questo mi dà altre caratteristiche che non riusciamo a vedere in questo momento, però posso trattare il dato, scusate, il codice come dato. Quindi posso inviare l'esecuzione e posso manipolare il mio codice e posso creare le macro, essenzialmente. Quindi posso fare metaprogrammazione. Inviare il codice, questa caratteristica. Io lì c'è una macchina in esecuzione, sono qui, posso creare del codice qui e dire adesso lo mando lì. E lì inizia a girare quel codice, ok? Facciamo ad esempio adesso un esempio finale che potevo solo registrare perché per via del che devo usare due console. L'esempio dell'hotcode reloading di Erlang. E quindi vedete questo è come il risultato di quello che possiamo fare. Vediamo questo codice che adesso un po' avete imparato, scusate, qui ci sono delle cose in più, però ve lo spiego. Hotcode è un modulo, c'ha solo una funzione che esporta, loop è un ciclo. Receive, questo modulo rimane in attesa di un messaggio, perché Erlang funziona con un discorso di programmazione concorrente basato sui messaggi. Rimane in ascolto di un messaggio. Il messaggio che riceve è un qualsiasi dato Erlang. Ad esempio può essere un atomo. Aggiornati. Code purge. Togli il codice di questo modulo. Compila di nuovo questo modulo. Carica questo modulo. Questa è la parte magica. Rilancia il loop. Cioè riesegui loop del modulo. Con questa scritta qui, differente da questa, vedete, qui sta facendo un ciclo infinito lui, e ascolta sempre messaggi, ok? Qui lui ricaricherà il nuovo codice. E siccome io ho il pieno controllo di quello che viene qui, qui fisicamente il codice è in run, e mentre è in run, perché lo può fare? Tra una chiamata di funzione all'altra, tra una reduction e l'altra, non ci può essere qualcuno in mezzo. Non so se mi spiego. Non ci può essere un dato che muta, ok? Quindi solo perché ci sono tutte quelle caratteristiche lui può fare questa cosa. Se riceve il messaggio saluta, ciao, eccomi, sono in run, e ritorna in ciclo, capite? Un ciclo infinito. Se riceve qualsiasi messaggio, questo significa qualsiasi messaggio, ritorna in ciclo, rimane in ascolto, ok? Quindi qui vi voglio puntualizzare che questo è il momento in cui succederà qualcosa, abbiamo quasi finito, E adesso faccio Erlang, compila il mio hot code e dico hot code, dico il processo 1, e qui lancio un processo, che è l'unico modo per ascoltare i messaggi. Dico spawn, lancio un processo da modulo hot code lanciando loop senza parametri, e il processo è partito, è lì, sta in ascolto. Adesso dico processo 1, saluta, e lui saluta. Processo 1, saluta, e lui saluta. Adesso dico processo 1. Mi fermo un attimo, vado ad aggiornare il codice, sono in run e sono cambiato, salvo, e adesso risaluto di nuovo, e quello continua a salutare come prima, come se niente fosse, però adesso gli dico aggiornati,
ed è safe, anche con i milioni di utenti di WhatsApp. È safe, sono cambiati. Capito? I milioni di utenti di WhatsApp possono funzionare perché ci sta sta roba sotto, che gli consente di aggiornare il codice tra mille cose. Non ho idea come cazzo, come fanno, eh? Tra mille cose, loro possono aggiornare il codice mentre gli utenti sono tutti collegati. Mentre c'è il live presence, che è una cosa difficilissima da fare, vedere che tu stai scrivendo, ok? Questo, diciamo, è il massimo che otteniamo, ma non è finita, mannaggia. Abbiamo la lazy, Haskell dall'altro lato risponde, con lazy evaluation e strutture dati infinite. Lazy evaluation significa valutazione solo quando necessario, e quindi abbiamo una struttura dati infinita semplice. Vi devo spiegare un secondo. Questo esempio è semplicissimo. Zip significa prende due liste e le incolla come la zip. Le mette una a fianco all'altra e mi dà delle tuple. Vedete? Allora faccio zip della lista 1 punto punto, che è una struttura dati infinita che rappresenta tutti i numeri, con la lista nomi Gaia, Luigi, Gianni, Carlo, e mi esce 1 Gaia, 2 Luigi, 3 Gianni, 4 Carlo. La lazy evaluation ha fatto sì che lui si fermasse solo quando, cioè, eseguisse questa struttura dati infinita solo per quel, per il tempo che serviva, ok? Fattoriale, l'ho preso da Stack Overflow, con una struttura dati infinita. Definisco il fattoriale in una sola riga, con una struttura dati infinita, lo vedete qui c'è la parte, siccome c'è questo concetto di reduction, no? Le funzioni, una funzione che chiama l'altra, io posso dire take, prendi 10 da questa lista, e lui non sa manco che è infinita, e mi calcola il fattoriale dei primi 10 numeri. Non so se mi sono spiegato. Queste sono le possibilità che ci danno, queste, tutte queste caratteristiche, no? Ci danno alla fine queste possibilità. L'ultimo step. Durante la mia ricerca, diciamo, mia passione all'epoca, poi ho trovato pure questo paper che adesso è molto conosciuto. Può la programmazione essere liberata dal von Neumann style? A functional style è la sua algebra di programmi, l'algebra di programmi, perché l'idea è sempre quella: si vuole ottenere qualcosa che prende un pezzetto, lo attacca a un altro e crea nuovi programmi, ok? E questo è un paper interessantissimo, ma un po' difficile per me da comprendere verso la fine. Però la parte iniziale è molto semplice ed è molto interessante, ma veramente è molto interessante, con John Backhouse, che è l'autore del Fortran, ok, quindi praticamente uno dei padri di quella programmazione imperativa che c'è sempre stata. A un certo punto ha vinto il premio Nobel dell'informatica, il Turing Award, e prepara una sua ricerca, no? Un paper, un di ricerca per di ringraziamento alla sua, al premio che ha vinto, e dice vabbè, è tutto bello quello che abbiamo fatto, però forse dobbiamo ripensare a liberarci dalla struttura della macchina, di come funziona la macchina che fa eseguire i nostri programmi, perché noi programmiamo come funziona la macchina, ok? E dobbiamo pensare a uno stile funzionale e un'algebra di programmi, ed è molto bello perché parla di quest'idea, no, che noi abbiamo sempre lavorato come funziona la macchina, e invece inizia a parlare di, vedete, i von Neumann languages li chiama. Non sono io, è uno che, voglio dire, ha inventato la programmazione praticamente, e inizia a far vedere quello che lui sta immaginando, che praticamente poi assomiglia molto a Haskell, in pratica, che è il linguaggio di ricerca sul quale si è lavorato di più. Ok? Poi ovviamente entra tutto in discorso matematico, che ovviamente per me era troppo per il mio, diciamo, per quelle che sono le mie skill. Cosa succede? Il presente sono tanti linguaggi. Erlang per me è sicuramente un linguaggio che ha dato prova di saper fare quello che fa, ok? Futuro non si sa. Haskell, perché Haskell ha difficoltà a trovare la sua nicchia, non capisce che cosa deve fare, perché dove troverà la sua nicchia? Dice, perché Haskell
Se è così, matematicamente puro, non è ancora veloce quanto il C++, è pari a velocità, però ancora il C++, e qui rispondono, non c'è stata ancora sufficiente gente, che ha, un numero uguale di persone che hanno lavorato al compilatore Haskell, ok? Lì c'è scritto, no? Invece sul compilatore C++ ci ha lavorato un sacco di gente. Mentre Haskell, ad esempio, è molto utilizzato come infrastruttura per creare altri linguaggi, tipo Elm, cioè il compilatore è tutto scritto in Haskell, ed Elm è un linguaggio per il front-end web, adesso super innovativo, che ha la sintassi di Haskell. È funzionale, ma un po' più semplificato. E ci sono, vabbè, i settori di ricerca in cui, ad esempio, sia Microsoft che altre ricerche si stanno sviluppando per usare questi linguaggi dichiarativi per, diciamo, quella che oggi inizia ad essere un mondo attuale che probabilmente noi tra qualche anno inizieremo a usare. Perché non so se avete visto, Amazon inizia a dare i virtual server con gli FPGA. Gli FPGA sono dei chip programmabili, cioè, scusate, ho sbagliato. Gli FPGA sono dei chip riconfigurabili, cioè sono dei chip in cui se voi vi inventate un processore, il processore, cioè questo chip diventa quel processore. Adesso non riesco a farvelo vedere. Comunque sono dei chip che si, non è che si bruciano, in realtà hanno una memoria sopra, che a seconda di come viene configurata si trasforma, attacca delle porte logiche sotto. E quindi gli FPGA adesso entrano proprio nel nostro quotidiano e chissà domani inizieremo a usarli, e una delle ricerche che viene fatta di più è perché non usiamo dei linguaggi puramente dichiarativi per ottenere in output l'hardware essenzialmente. Quindi questo potrebbe essere uno scenario che potrebbe accadere per questo tipo di linguaggi. Ok, ci sono già diversi esempi, c'è la Microsoft che ha fatto varie ricerche, tutta una serie di cose. È una cosa che abbiamo trattato alla scorsa Academy, anche all'altra ancora, e io ci tengo poi a spiegare queste cose anche a gente che poi magari all'inizio non farà mai questa programmazione. Però esiste una cosa che si chiama tail recursive optimization, ok, in questo tipo di compilatori, che si accorge che se l'ultima chiamata in coda lo si vede a questa cosa di Erlang che abbiamo fatto qua, guarda, qui, siccome, a parte questo, qui e qui, l'ultima chiamata che c'è, la vedi, è la ricorsione, non c'è nient'altro qua, lui qui può buttare via lo step. Dovresti cercare su internet, tail recursive optimization, significa sto facendo la ricorsione in coda al codice che faccio. E infatti quando si scrive Erlang, in realtà, si impara a scrivere in questo modo. Nota bene, nelle ultime versioni della macchina virtuale, anche se io sbaglio, avete visto quando abbiamo fatto la fold, alcune di quelle funzioni che abbiamo fatto verso l'inizio erano in ricorsione e non erano tail recursive. Quindi quelle potenzialmente potevano avere il problema che dici tu di stack overflow. In realtà la macchina virtuale attuale di Erlang, ad esempio, questo lo so per certo, in automatico riesce a capire che tu vuoi fare una tail recursive optimization e applica questa ottimizzazione lo stesso. Però per me è importante che voi capiate questo concetto, perché la tua domanda è determinante. E lui dice, siccome c'è la ricorsione ovunque, ci può essere questo problema? No, perché c'è questa ottimizzazione. Vi svelo un segreto però. Un segreto. Ci sono tante operazioni che sono, ovviamente, potete immaginare, molto più convenienti se fatte in linguaggio imperativo. Assodiamo questo fatto, attenzione. E infatti, alcune funzioni di librerie, come la fold, internamente poi, usano l'imperativo. Cioè, quando chi fa il compilatore Haskell, oppure la macchina virtuale Erlang, ha realizzato le cose, ha visto su tutte le librerie di base, se qui devo usare l'imperativo, uso l'imperativo, ok? Altra nota bene, Erlang ad esempio non va assolutamente bene per fare data crunching, cioè non va per fare elaborazioni, non va bene perché è molto lento sulle elaborazioni, ok?
invece è velocissimo su altre cose, ha mille vantaggi su altre cose come questa, che invece non si possono proprio fare con altri linguaggi. Okay? Quindi siamo sempre lì, bisogna capire, cioè il segreto paradossalmente è saper fare le cose, non so se mi spiego. Cioè se io so cosa succede qui, so cosa succede qui, so cosa succede qui, posso decidere. Esempio, cioè il fatto che C++ adesso dovrebbe, cioè chi sa fare C++ bene, quello è multiparadigma, ovviamente, capito? Cioè tu puoi fare imperativo, tutto quello che vuoi puoi fare, e puoi fare anche funzionale adesso. Però è una bella domanda. Allora, una caratteristica, che vai, questa è proprio l'ultima chicca, vi do. Una caratteristica, il problema a imparare questi linguaggi, sapete qual è? Che tutti cercano un tutorial, ma non riesci col tutorial, perché ci sono dei concetti così diversi che devi leggere il libro. Cioè per me, ad esempio, io poi ho capito molte cose in più, l'ho detto sia alla vostra Academy che alla vostra, quando ho letto un libro di Haskell, che poi praticamente non ho mai usato io praticamente, ma Erlang sì, Haskell no, lo conosco, lo riesco a leggere, proprio perché ho letto questo libro. È un libro piccolino così, che si chiama The Haskell School of Expression, che se uno legge questo libro, alle prime pagine, dice ma esiste un altro tipo di programmazione. Però il problema è che poi quando tornate a lavoro dovete fare la vostra programmazione. Questo è un po', dovete capire se lo volete fare o no, eh? Perché ok, quindi questo libro ad esempio a me ha aiutato molto a capire delle cose in modo più profondo. E invece ovviamente questo qui. E invece ovviamente il libro di Erlang è eccezionale, quello là di Joe Armstrong.